Buonasera, buonasera ai nostri web ascoltatori. Spazio Società Libera ritorna su Liberi.tv. Abbiamo con noi, collegato da Milano, Vincenzo Lita, dalla sede milanese di Società Libera. Buonasera Vincenzo e benvenuto. Buonasera a voi, a Marco e Donato. Grazie. Allora, andiamo subito al sodo, come si sa dire. Noi siamo reduci dalla 7ª Marcia Internazionale per la Libertà delle Minoranze e dei Popoli Oppressi. Quest'anno non si è svolta in Italia, c'è stato un unico appuntamento che si è svolto a Parigi. Vuoi provare tu, Vincenzo, a incominciare a fare un bilancio di questa manifestazione, come è andata e le prospettive future? Sì, la marcia a mio avviso è stata molto soddisfacente sia per quantità di partecipanti che per, oserei dire, per la qualità. Quantità di partecipanti perché è stata una bella marcia particolarmente numerosa, per la qualità perché erano presenti rappresentanti di tantissime comunità che rappresentano qui in Europa, in Francia in particolare, in esilio i loro popoli e i loro territori. È stato in alcuni momenti, tu eri presente, emozionante come quanto è partita con il saluto alle rispettive bandiere ed è finita in maniera altrettanto emozionante quanto si è cantato quel bel canto La Libertà un po' tutti insieme. Quindi da questo punto di vista, come dire, Società Libera può essere più che soddisfatta. Però non tutte le cose vanno per il verso giusto, bisogna, come dire, essere sempre con i piedi per terra. Io ricordo che tu nelle varie interviste che hai fatto per Liberi TV facevi un po' sempre la stessa domanda, ma le centinaia di migliaia di persone di nazionalità francese, visto che eravamo a Parigi, ma la stessa cosa si poteva dire gli altri anni nelle altre capitali europee, dove sono? Non c'è una partecipazione, come dire, della signora Maria intesa come una persona comune, non addette ai lavori, ma che in qualche modo scendono in strada per manifestare per la libertà. Ce n'erano poche anche a Parigi. Che risposta dai su questo? La risposta è quella che ti ho dato a Parigi, che l'Occidente e in modo particolare questa Europa occidentale mi sembra particolarmente addormentata rispetto al problema dei diritti umani. Vedi, una volta si diceva perché noi manifestando per il Tibet, per il Laos, per il Vietnam, per l'Iran, per gli Uiguri, erano tutte popolazioni così un po' lontane da noi, geograficamente almeno lontane. Abbiamo visto in piazza a Parigi anche gli ucraini, che tanto lontani non sono, che rappresentano, come dire, una fetta di questa Europa, e ci sono anche molto vicini geograficamente rispetto ai vietnamiti o a quant'altro. Ma neppure per gli ucraini l'Occidente si mobilita più che tanto, ma neppure per le comunità cristiane massacrate quotidianamente nel vicino Medio Oriente. Mi verrebbe da dire non gliene frega niente a nessuno. E diciamolo però. Se tu mi permetti, io vorrei introdurre anche un altro elemento a questo ragionamento. Comprendo un po' anche il tuo scoramento, però io non sarei così pessimista, perché forse c'è anche un problema di organizzazione che non riguarda evidentemente Società Libera, perché Società Libera è organizzatissima, voglio dire, ha dato dimostrazioni di quattro capitali europee contemporaneamente nelle precedenti edizioni, fatte più volte, insomma, non è un problema organizzativo di come fare la marcia, è un problema dell'assetto organizzativo delle associazioni, perché ritorniamo sempre a quel modus operandi che hai sintetizzato tu e che sintetizzi tu molto spesso con i famosi compartimenti stagni. Compartimenti stagni significa che noi abbiamo una miriade di associazioni in Italia che fanno
un lavoro egregio, che sono si sono professionalizzate nel loro specifico settore, però si fa molta fatica a fare rete e si fa molta fatica a far capire che determinati problemi, ad esempio, non lo so, la promozione dei diritti umani, presuppone la partecipazione di tante altre realtà associative, col quale poi però bisogna condividere qualcosa, perché è chiaro che un'associazione non ti partecipa e non ti spende per la tua causa se tu non sei disponibile a spenderti per la sua di causa. Allora penso che bisognerebbe cambiare direzione e rotta da questo punto di vista, perché facendo rete forse è l'unico spazio che ci è rimasto, oltre a quello che tu hai appena introdotto, quello dell'informazione, per far uscire la gente comune da questa sorta di apatia, che da una parte è un po' apatia, dall'altra parte è la medita dei problemi da cui siamo oppressi tutti i giorni, ecco. Quello che tu dici è in parte vero, adesso non vorremmo annoiare chi ci ascolta, è in parte vero, però io non credo neppure che convogliando tutte le associazioni che si occupano di popoli oppressi, anche da un punto di vista non prettamente né culturale né politico, faccio un esempio di chi si occupa di medicina, voglio dire Medici Senza Frontiere, specialmente in Francia si occupa dei popoli oppressi o va là dove ci sono le guerre e via dicendo. Quindi se c'è in corso una manifestazione o parte una manifestazione che si occupa praticamente più o meno delle popolazioni, anche se molte di quelle che hanno marciato con noi in questo momento non soffrono, soffrono la repressione ma non soffrono una guerra aperta e via dicendo, ma anche se ci fossero, dico, tutte queste, ho fatto l'esempio di Medici Senza Frontiere per farne mille altre, via dicendo, non avremo raggiunto lo stesso obiettivo, perché l'obiettivo noi lo raggiungeremo quando le piazze occidentali saranno piene di gente comune, non di addette ai lavori, perché noi potremo raddoppiare anche le partecipazioni o triplicarle, ma saremo sempre addetti a questi lavori, perché in un modo o nell'altro noi da un punto di vista liberale, quello da un punto di vista medico, quell'altro da un punto di vista più umanitario ancora e via dicendo, siamo sempre noi. Alla gente comune, intendo per gente comune quella che va al campo sportivo e riempie i campi sportivi di 70.000 persone, e il problema non lo tocca, e forse sarà anche la nostra carenza, via dicendo, messa insieme a un'informazione più generale, perché quanto mai i quotidiani o le televisioni italiane si occupano di diritti umani da questo punto di vista, no? E vi dicevo, quindi un po' messo insieme questa roba, quindi bisogna rivedere alcune cose per chiudere l'argomento, e bisogna tarare meglio l'intervento di noi tutti. Cioè, poi io sono particolarmente critico nei confronti, iniziando dalla società libera e via dicendo, ma per l'amor di Dio, diceva Pannella, che meravigliosa manifestazione l'altro giorno a Parigi, visto che lui ha voluto essere presente, di questo lo ringraziamo anche pubblicamente, via dicendo, e sicuramente era una bella manifestazione, ma io personalmente mi aspetterei qualcosa in più, ecco. Beh sì, è vero, su questo bisogna ritornarci, perché altrimenti poi il susseguirsi di queste manifestazioni vanno piano piano a scemare per contenzione. Occorre portare a casa dei risultati, certo. Bisogna che noi occidentali riusciamo ad essere realmente d'aiuto in qualche modo. Da qui, adesso noi l'abbiamo detto anche a Parigi, ci batteremo ancora per la giornata europea per la libertà dei popoli, se riusciremo a ottenere nel 2015. Varrà sicuramente la pena lavorarci, perché questo coinvolgerà poi dopo, potrebbe coinvolgere milioni di cittadini nel momento in cui sarà istituzionalizzata. È sicuramente poi è chiaro, come dire, questo per essere molto critici, perché come dire, abbiamo un grande senso di responsabilità essendo dei buoni liberali, o presumendo di essere dei buoni liberali, via dicendo. Perché poi, voglio dire, uno si potrebbe anche interrogare, ma per che cosa si manifesta in Occidente? Praticamente per nulla. Non c'è tema
che possa portare in piazza la gente comune, come la chiamo io, e via dicendo. Noi abbiamo assistito, come dire, allo stravolgimento, passare a fatti italiani, domestici, allo stravolgimento di alcune parti della nostra Costituzione, sul problema di chi chiamano delle riforme costituzionali, istituzionali e via dicendo, nessuno ha battuto ciglio. Un po' di polemichetta così sui giornali, un po' di dialettica all'interno di quelli che una volta si chiamavano partiti e poi passando tutto in cavalleria, voglio dire. Quindi voglio dire, possiamo fare 100.000 altri esempi, oltre a quello dei diritti umani, in cui si dimostra che questo Occidente ci sembra un po' addormentato. Capito. Vincenzo, ti ripropongo la solita domanda. Cosa bolle in pentola presso Società Libera? Qual è la prossima iniziativa? Ce n'è una proprio, insomma, la Sì, prossima ce n'è settimana? una proprio la prossima settimana. Ne abbiamo parlato lungamente del problema del crimine organizzato e di quello che significa anche per lo sviluppo di questo paese. Noi su questo abbiamo fatto due convegni, come sai, abbiamo raccolte alcune relazioni che poi hanno trasformato gli autori evidentemente in piccoli saggi. Abbiamo raccolto alcuni di questi saggi, abbiamo fatto un volume edito da Rubbettino, che è Eccolo Stato e qua. criminalità, che tu ce la Andiamo mostri in questo a vedere. momento, e la cui prima presentazione la faremo mercoledì prossimo, mercoledì 22 ottobre alle 18 a Palazzo Giustiniani al Senato a Roma, in cui vogliamo continuare, come dire, a dare un taglio anche alla presentazione che ci è noto, Chi ci ce l'ha sarà? in mano, e ci sarà l'ex vicepresidente, il già vicepresidente, come si dice, della Commissione bicamerale antimafia, Luigi De Sena, che rappresenta anche Società Libera, l'onorevole senatore Andrea Marcucci, presidente della Commissione Cultura del Senato, membro del Consiglio Direttivo di Società Libera, Riccardo Pedrizzi, già senatore e anche lui membro del Consiglio Direttivo di Società Libera, e poi due ospiti, voglio dire, che hanno collaborato con noi alla stesura del volume, ma che non sono di Società Libera, che sono il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Franco Roberti e il vicepresidente della Confindustria Vincenzo Boccia. Boccia. E con questi avvieremo evidentemente un ragionamento mercoledì sera, appunto, a partire dalle 18 del Senato. E poi subito dopo a seguire, e qui sei tra i promotori, tu stesso, il 6 di novembre alle 9.30 nell'aula consiliare del comune di Catanzaro, con la partecipazione di molti giovani, ci dicono. Sì, ci saranno Faremo una sessantina di studenti delle scuole superiori della città. bene e quindi faremo la seconda presentazione, poi ancora andremo a Reggio Calabria perché ci piace toccare, come dire, dei punti sensibili della nostra penisola, evidentemente, sul piano del crimine organizzato, poi Napoli e poi Milano. Bene. Questo è l'immediato, diciamo. Per cui Certo, poi ci dai dai diritto diritti al umani al crimine organizzato. crimine organizzato che Sempre di poi libertà ci comunque occupiamo, sempre di libertà ci occupiamo. è anche tutto sommato i diritti umani. Ecco. Ebbene, oltre questo, voglio dire, nella pentola di Società Libera bolle qualche altro progetto, perché insomma è sempre molto viva la vita Ma dell'associazione. vedi, stasera abbiamo fatto un po' tardi con la nostra chiacchierata. Secondo me dovrebbero e potrebbero, e mi auguro che bolliranno molte cose. Io personalmente parto dal presupposto che i liberali, liberali come noi, perché l'abbiamo detto già altre volte, il termine liberale è veramente stantio in alcuni momenti anche odioso, perché, come dire,
è una cosa che serve a tutta nulla, no? Sono tutti liberali. Diciamo che per gli amanti del liberalismo come noi ci sono 6-7 cose di cui bisogna occuparsi in maniera sostanziale, ma in maniera convinta, per cercare, come dire, di portare anche una visione liberale nel dibattito su queste 6-7 cose. Forse stasera non abbiamo il tempo, ma voglio dire, bisogna solo enunciarle. C'è un problema, come dire, di democrazia nel paese. È strano che lo dica uno come me, che è un po' un liberale liberista di scuola austriaca, per cui meno attento, perché l'avendo superato, come dire, il ragionamento sulla democrazia. Però senza, noi non avremo una società liberale se non preserviamo come base una società democratica, perché se no qui va a finire che noi parleremo di contenuti molto alti e alla fine ci accorgiamo che ci hanno sottratto il contenitore. E quindi su questi liberali, come dire, facendo anche dei ragionamenti che pensavamo di aver superato con la caduta del muro di Berlino, quindi con i sistemi totalitari e via dicendo. Questo non voglio dire che siamo in presenza di sistemi totalitari, ma alcune cose bisogna riscoprirle, una per tutto, che so che non piace ascoltarla da orecchie meno attente, che bisogna riscoprire e mettere in funzione i partiti. Una democrazia senza partiti non può esserci, così come non può esserci una democrazia senza opposizione. Ed in questo momento, guarda caso, nel paese non abbiamo né partiti e né opposizione al governo. Sì, infatti ultimamente languono un po' proprio i congressi. Sì, languono i congressi perché noi abbiamo scambiato. Sono partiti che noi vorremmo delle istituzioni. Vorremmo delle istituzioni forti e dignitose, perché anche le istituzioni sono i pilastri della democrazia, evidentemente, scopriamo l'acqua calda, e man mano che andiamo avanti ci accorgiamo che anche queste istituzioni, come dire, sono sempre più deboli, sempre più confuse, fino ad arrivare, come dire, a prospettare un Senato come una sorta di dopolavoro dei consiglieri regionali o dei sindaci, e quindi non va bene. Abbiamo sostituiti quello che tu chiamavi i congressi con le assemblee programmatiche, che lasciano il tempo che trovano, eccetera. Perché poi la gente bisogna che si conti, si misuri su idee contrapposte, evidentemente, su visioni che, pur stando insieme sotto lo stesso tetto, come dire, sono il sale della democrazia. Abbiamo sostituito le elezioni con una cosa importata dagli Stati Uniti, che si chiamano primarie, che Dio solo sa che cosa sono e come vengono gestite, per cui votano milioni di persone alle primarie, e poi ognuno dà i numeri che meglio gli aggrada, evidentemente, e quindi rispetto alle elezioni sono un fatto molto fantasioso e poco riconoscibile e via dicendo. E c'è tutta questa roba qui, e insieme ad alcune riforme istituzionali, insieme ad una legge elettorale che punisce l'elettorato attivo e passivo, nel senso che io farò fatica a presentarmi se il capopartito non mi vuole, se non ci sono le preferenze, la gente non mi sceglie, dopodiché noi ci lamentiamo della selezione della classe dirigente. Ma se la classe dirigente non passa attraverso alcuni meccanismi canonici e istituzionali riconosciuti e riconoscibili da tutti e via dicendo, evidentemente è una parvenza di scelta di selezione della classe dirigente. Ecco perché dicevo, corriamo il rischio che alla fine non ci troviamo al contenitore, noi che vogliamo una società aperta, libera, in cui ben caposto in primo piano la responsabilità individuale di ognuno di noi, e alla fine ci ritroviamo dei meccanismi che sono completamente inceppate rispetto a un meccanismo democratico vero e proprio. Quindi su questo ci dobbiamo adattare. Ci dobbiamo adattare su un discorso di pressione fiscale, perché voglio dire, è insostenibile la pressione fiscale in questo paese. Una limitazione dei poteri di quella che chiamano l'Agenzia delle Entrate. Io ho detto più volte che c'è stato uno scandalo
nel paese quando un paio d'anni fa l'allora direttore generale dell'Agenzia di Entrate, Befera, dichiarò al Corriere della Sera in un'intervista che lui non avrebbe fatto prigionieri. Voi capite che va a quel paese e si va a far benedire la coesione sociale del paese, perché se quello che deve riscuotere le tasse rispetto a me, lui mi vuol far prigioniere, io devo scappare perché se no mi fa prigioniero. E via dicendo, voi capite che non c'è più coesione sociale nel paese. E quindi, come dire, questo è sempre frutto evidentemente della classe dirigente che pone in alcuni vertici personaggi di questo tipo. C'è il problema della criminalità organizzata, non dico solo che c'è il problema, non mi addentro assolutamente sulle cose. C'è il problema della scuola, dimmi. No, dicevo, sulla criminalità organizzata, insomma, sarà Diremo occasione nelle prossime settimane appunto. quanto cacceremo in libro e lo presenteremo in giro per l'Italia. Certo. C'è il problema della scuola e qui c'è la proposta che, cacciata dalla società libera, formulata dalla società libera, ci auguriamo possa diventare terreno comune per tutto il mondo liberale, che è quella dell'elezione diretta dei responsabili d'istituto, perché la scuola così com'è non la si riforma né assumendo insegnanti e quindi il braccio di ferro che tra chi ne vuole assume 150.000, chi dice che sono troppi e non ci sono i quattrini, chi si occupa di carte igieniche, chi di gessi e chi di lavagne. Il problema della scuola va rivoltato come un calzino. Finché gli istituti, finché gli studenti, finché i professori vanno a scuola ma volentieri la mattina, perché è diventata tutta la trafila anche lì di burocrazia, burocratica e via dicendo, finché in alcuni istituti specialmente superiori il problema degli studenti e nei loro rapporti con la classe insegnante diventa in alcuni casi un problema d'ordine pubblico, noi evidentemente siamo completamente fuori strada. E allora rivoltarlo come un calzino significa dare la responsabilità a una persona che è il capo d'istituto, il preside, e che non sia più considerata l'istituto, il plesso scolastico, l'edificio, come una cosa lontana e distante da un altro edificio molto più grande che sta a Roma e che si chiama Ministero della Pubblica Istruzione. Anche qui questi meccanismi sono saltati. Se io studente, se io un professore non vivo il mio edificio come una cosa mia, come una comunità viva, pulsante, in cui, come dire, la preservo anche dalle influenze esterne e via dicendo, finché non diamo autonomia agli istituti scolastici, noi non rivolteremo la scuola come un calzino. Non mi dilungo. Così come c'è il problema dell'informazione, che poi tocca tutti gli argomenti precedenti. Se l'informazione è fatta di gossip, ieri sera mi sono provato ad accendere e fare passare su alcune televisioni, quindi il problema era il selfie che l'onorevole Berlusconi si è fatto con la sua fidanzata insieme alla Lussuria. È un'intera trasmissione, come dire, dedicata a questo, se adesso Berlusconi è più vicino al mondo omosessuale gay o lo fa per strategia politica e via dicendo, oppure l'altra teoria, l'altra tesi è che essendo così una brava donna, diceva Lussuria alla Pascale, ha sensibilizzato tutto il mondo della destra, per cui adesso il problema si va risolvendo. Voi capite che siamo al di là del bene e del male, se i giornali e i talk show televisivi sono pieni di sta roba. Detto questo, dell'informazione che noi chiamiamo sottoprodotto della politica, insieme abbiamo fatto il 25 di settembre una manifestazione davanti alle sedi RAI di Roma e di Milano, le ripeteremo ancora in novembre, le ripeteremo ancora in dicembre. Perché, voglio dire, di questa Rai Televisione italiana non se ne può, c'è solo una parola, privatizzarla. Anche qui non mi addentro, visto che il tempo è quello che è. Un sesto e ultimo argomento, secondo me, su cui i liberali devono lavorare, devono far sentire la voce, la politica estera in questo paese. La politica estera è completamente inesistente. Non parlo di quello che è successo tra ieri e oggi a Milano, le chiacchiere che si sono fatte
tra gli ottimisti, tra cui annoveriamo il nostro Presidente del Consiglio, che è ottimista su tutto, per natura, e gli altri capi di Stato e di Governo. Abbiamo il problema del mondo musulmano. Se noi pensiamo che il rapporto con il mondo musulmano, ma anche quello, come dire, estremamente organizzato militarmente, vedi l'ISIS, noi pensiamo di risolverlo facendo una coalizione di bombardieri e bombardandoli, noi non abbiamo capito molto. C'è bisogno di confronto, c'è bisogno di dialogo, c'è bisogno di stemperare alcune cose, c'è bisogno di sedersi intorno al tavolo. Se invece la politica estera americana è quella di sempre, già sperimentata in Iraq, in Vietnam, in Afghanistan, che è quello di arrivare lì, bombardare, e oltretutto col rischio di perdere, perché voglio dire, oramai non si impiegano neppure soldati di terra che davano un minimo di garanzia per quello che è possibile aver visto nel corso degli ultimi decenni, perché ne hanno mandati 500.000 in Vietnam e poi la guerra l'hanno persa lo stesso. Se noi pensiamo che attraverso una coalizione di bombardieri noi risolveremo il problema dell'ISIS o del mondo musulmano, vuol dire che siamo completamente fuori strada. Dopodiché l'abbiamo fatto insieme, ricorderai Marco, io, tu e Riccardo, alcune considerazioni, girando per Parigi, le metropolitane per Parigi, ci sono gruppi di 3 paracadutisti alla volta che pattugliano i giardini pubblici e che pattugliano la metropolitana milanese, parigina, perché per paura degli attentati da parte del secondo musulmano. Questa situazione così non può andare avanti, evidentemente. E allora, sul, così come il discorso dell'Ucraina e via dicendo, non possiamo affidare il ragionamento sull'Ucraina minacciando sanzioni come fa la nostra ministra, minacciando e applicando piccole sanzioni, devo dire, perché poi lì solo uno può applicare una sanzione sostanziosa, che è Putin nei nostri confronti, chiudendo i rubinetti del gas, quella è una sanzione. Per adesso ci perdono gli esportatori di derrate alimentari, chi esporta parmigiana e quant'altro, perché visto che la Russia non ne riceve più. Ecco, sono questi i grossi temi, i grossi problemi, questi qui, perché non altri? E perché voi capite che la scuola è un architrave di una società liberale, la politica estera è un architrave della società liberale, l'informazione lo è altrettanto, il contenitore, diciamo, rappresentato dalle istituzioni, dai partiti e via dicendo, è l'architrave di una società democratica e liberale, e di questo dovremmo occuparci. Bene, bene Vincenzo, il nostro tempo è scaduto, sei stato molto esaustivo, hai tracciato, diciamo, delle linee molto importanti e insomma il tuo lavoro è sicuramente arduo, il nostro lavoro altrettanto, quindi non possiamo che darci appuntamento alla prossima puntata di Spazio Società Libera, e con l'occasione appunto saluto il nostro regista Donato Volpicella, saluto te e saluto tutti i nostri web ascoltatori. Diamo gli appuntamento ai romani, almeno al Senato, la presentazione del libro mercoledì 22. Assolutamente, mercoledì prossimo, il 22 di ottobre, presso il Senato della Repubblica a Roma, ore 18, presentazione del libro Stato e criminalità, con la presenza e partecipazione, la sua è più di una partecipazione, una compartecipazione proprio nella stesura del testo, da parte del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Grazie. Un saluto a tutte e un saluto a te, Vincenzo. Grazie a tutti voi.